Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Omori. Prima di proseguire con la storia, c'è una cosa che vorrei fare, perché l'altra volta non l'ho fatto vedere in video, o meglio, dopo l'ho visto per conto mio, però non avendo salvato posso farlo vedere anche a voi. Dunque, andiamo a Ponte Nebbioso, perché noi l'altra volta stavamo cercando Basil e le nostre indagini ci hanno portato qui. Il problema è che io non ho visitato la parte superiore, questa qui. Sono semplicemente tornato indietro. In realtà qui non c'è molto se non questo. L'ombra di Basil che scompare. Inoltre, leggendo i commenti, mi avete detto controlla i puntini neri che compaiono dopo che prendi una lettera. Io ho premuto il tasto azione ma non è successo niente. Non so se magari lo fanno solo alcune lettere o se ho sbagliato io e non l'ho veramente premuto, me lo sono immaginato. Non lo so. Non so davvero cosa dirvi. Ad ogni modo, dobbiamo prendere la scala che si trova a est del ceppo, quindi dobbiamo risalire. Ho comprato le caramelle perché ho visto che i miei amici prendono un sacco di danni e dovrei salire di livello, credo, però non lo so. Ad ogni modo, io qua veramente non ho mai esplorato, però devo andare ad est del ceppo da quello che ho capito. Oh, e anche lì c'era qualcosa. Cosa? Hai paura di affogare? Ora non so se io faccio avvicinare troppo... Wow! Voglio provare a vedere che succede se la paura mi raggiunge. Cioè, qualcosa deve succedere. Magari fa game over? Ricarico la partita, non importa. Perché finché sto sulla passerella ho paura, ma appena vado via dalla passerella... Ah no, semplicemente così rimane. E c'è uno strano rumore. Vabbè, niente, fa semplicemente così, ok. Andiamo quindi ora finalmente ad est del ceppo. Sì, ci sono anche i passi qui da seguire. Ma qua niente? Cioè, qua è semplicemente design, ok. Ci sta. Eh sì, la scala è solo questa. Ricordati cosa ha detto Mario Mori. Sei più forte di quello che pensi. Non preoccuparti, saremo proprio dietro di te. Sì, e se cadi saremo pronti a prenderti. Kel, non terrorizzarlo. Non cadrai, Mori. Lo prometto. Se mi prendi tu, sì. Ah, la paura dell'altezza. Bravo! Ha sconfitto la paura. Non è più paura delle altezze, grande! O meglio, ha paura delle altezze, quindi lui e Sunny sono uguali. Perché se ci ricordiamo all'inizio, più o meno all'inizio, lui aveva paura di scendere... Sunny aveva paura di scendere dalle scale. O forse aveva semplicemente paura del buio, Sunny. Cavolo, so che c'è un motivo per cui non siamo mai saliti su questa scala, ma non riesco a ricordarmelo. È sulla punta della mia lingua. Oh beh, non importa. Wow. So che dovrei godermela, ma ho troppa voglia di scoprire cosa c'è sopra la scala. Così andiamo nello spazio. Bellissimo sto sfondo. Aspettate. No, ero convinto di avercelo qui. Ragazzi, fermatevi. Dov'è? Dov'è chi? Hector, il mio sasso domestico. Avrei giurato di averlo messo in tasca. No, Hector! Sono caduto mentre salivamo le scale. Perdonami, Hector. Sarei dovuto stare più attento. Sono stato un pessimo amico. Qual è il problema? È solo un sasso, no? Come ti permetti? Non è un sasso, è la mia famiglia! Non preoccuparti, Kel. Sono sicuro che sta bene e che si farà vivo presto. Lo spero. Spero davvero stia bene. Aspettami, Hector. Ti troverò. Te lo prometto. Ma quindi se io scendo e trovo Hector, va bene? Cioè, non vorrei scendere, però sai com'è, no? Facciamo gli amicicci bravi. Niente, sono sceso. C'era un sasso normalissimo che non era Hector. E niente, amico mio. Purtroppo Hector rimarrà... Magari poi lo rincontriamo. Però in questo caso, Kel... Ah, ma non... Che diavolo è quello? Snake Eater? I'm still in a dream, Snake Eater. Ah, la canzone di... Bella!
Wow. Cos'è? Ma i fossili? Cavoli. Wow. Bellissimo. Primo. È bello come Omori sia in bianco e nero, ma gli altri a colori. Oh, Hiro, stanchino? Ah, la scala sembra non finire mai. Un attimo. Fammi riprendere fiato. Anzi, dammi un minuto. Respira, respira. Tranquillo. Ok, siamo pronti per andare. Vai, il pappagallino! Ma ha un elmo da astronauta? Campeggio dell'altro mondo? Campo di tife. Tife? Che hai tife? Non ho idea di cosa sia tife. Ok, andiamo campeggio dell'altro mondo? Non ho idea. Oddio, un dinosauro con le ali! Con i reattori. Non con le ali, semplicemente. Ah! Ma cosa? Mari? Ma perché Mari è qui? Vabbè, è stravagantissimo sto gioco. Stupendo. Lo amo, lo amo. Sblumbo! Non è vero! Ma non può essere! No! No! Ma che cavolo, ma non può essere Sblumbiano! No, ma cosa? E io. Vabbè, niente. Non proferisco più parola, basta. Mari, che sti fa qua? Un pit stop non ufficiale per viaggiatori spaziali stanchi e un popolare di campeggio per famiglie. Non amate l'odore del legno d'ardere? Sì, è buono l'odore. Di base se bruci il cedro, però alla lunga il cedro dà fastidio. Va bene, Mari, se lo dici tu. Un altro specchio per vedere me e i miei fantastici amicicci? Niente di più, niente di meno. Ora però mi viene da chiedermi, ma Sblumbiano era anche nella versione originale? Non credo, sarebbe un nome troppo strano in inglese. Questo tizio ha un'aura potentissima, disturbiamolo! Dio santissimo, che idiota che sono. Me l'aspettavo che era c'era da lottare. Proviamo. Poi braccio devo colpire? Neanche lui. Allora, provo a caricarmi l'attacco super. Wow. Vediamo quanto danno fa. Oddio, non tanto, eh. Ok, braccio destro dovrebbe andare KO dopo questo attacco. Quindi magari lo sconfiggiamo il braccio e diventa più debole. No, Obri, come 45? Ma è matto! Attacchiamo il braccio con Omori, poi attacchiamo lui. Vai. Bene. Ma piange quando viene su, quando subisce danno in faccia. Attacca due volte però, scusami. Ok, ho riportato in vita Aubrey con un po' di marmellata della vita o una cosa del genere. Oddio, che fa? Ah, diventa felice. Non so se l'attacco di squadra può funzionare ora. Ride. Che splendida dimostrazione di forza! Cosa? Aumenta attacco, difesa e cala velocità. Vabbè, ma non è giusto. No, non posso sconfiggerlo così. Complimenti, avete combattuto bene. Ma per poter essere al mio livello dovete continuare ad allenarvi. Quindi se soccombe Omori si perde proprio. Ok, questo tizio è forte. Ma se vuoi riprovare la lotta? No, scappa. Niente, fermati, fermati. Almeno ripartiamo da qua sopra. Almeno ripartiamo da qua sopra. È troppo forte sto tizio. Ma vola via? Mamma mia, che suono brutto. Ah, peccato.
Comunque sia forte quel tizio, eh. Attenzione. Small, sono Small, il centauro più piccolo al mondo. Guarda quanti premi ho vinto. Sì, il più cavallo. Ma cosa? Secondo posto poi, tra l'altro, il più centaurino. Centauro più minuscolo. Centauro più piccolo, ho capito. Più centaurino. Ma dai, questo centaurino. E vabbè, piccio. Vabbè, bravo, comunque, anche le medaglie, sì, ma non le ho controllate le medaglie. Bravo comunque, per carità, bravissimo tutto. Oh mannaggia, ho dimenticato la macchina fotografica a casa. Va bene, non puoi fare nulla. Oddio, qua si vendono regali, per caso? Per caso avete visto mio figlio? Oh. Va bene, siamo due gocce d'acqua, quindi se vediamo tuo figlio gli diciamo di tornare a casa, va bene. Ma solo se lo vedo. Aspetta, ma... No, 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 aspetta. Ma questa è la maschera che stava anche nella stanza di Omori. Ma che succede? Oh, te fermi. Oh, Pessi. Mi chiamo Pessi e come hai notato? Adoro Sweetheart! A qualsiasi tipo di merchandise di Sweetheart mi ha rilasciato. Ho i suoi poster, le statuine, le magliette, la sua intera discografia, qualsiasi cosa tu possa pensare. Sono certo che non troverai una collezione più completa di questa in nessuna parte del mondo. Chiamarmi superfan è un insulto, sono il fan definitivo. Oddio, mi vuole raccontare tutto quanto. Sì, mangia lo stesso ristorante, va bene. Non è che mi interessi molto la tua vita, eh. Tavolo pieno di merchandise di una persona che sembra insopportabile. Va bene, usciamo. Ma questa che è tipo una mappa? Ah no. Ah, era spazzatura? Ah, oh, ok. Una macchina per il riciclaggio, ricicla la tina. Ok. Cos'è? Escono dei soldi o qualcos'altro di nuovo? Senti che gem. Ah, ho erogato 5 vongole. Bene. Forte. Oddio, un alieno? Larami. No, Larami non... No, dai. Ok, bello sto posto. Oddio, aspetta, che è questo, mo? Treble. Ah, Trebolo, sì. Le cose sono così noiose da quando il Capitan Space... Volevo dire Space Boyfriend si è preso carico dei pirati spaziali. Nel senso, guarda come Space Boyfriend ha ridotto la vecchia nave del Capitano. Il Capitan Barbarossa non l'approverebbe mai. Oi. Attenzione. Fermi là! Stavate per presentarvi a cospetto del temibile capitano dei pirati spaziali, il comandante del sistema solare, il principe dell'universo, il solo e unico Capitan Space... cavoli, mi confondo sempre. Se magari la smettesse di cambiare nome. Comunque, volevo dire Space Boyfriend. Wow, il capitano dei pirati spaziali vive qui! Fantastico! Anch'io voglio essere un pirata spaziale! Anch'io! O meglio, un tempo lo ero. Ora... Beh, non direi. È da qualche tempo che Space Boyfriend non sta combinando niente, quindi molti dei nostri si sono stufati e se ne sono andati via. Solo alcuni sono rimasti, attendendo il giorno in cui avremo ripreso a fare la nostra vita. Ma per adesso facciamo lavoretti di casa. Ad esempio, ieri io e i ragazzi abbiamo solo pulito a terra e buttato la spazzatura. Non ho lasciato il mio vecchio lavoro per questo. Mica sono un babysitter. Oh, ci dispiace tantissimo. Possiamo parlarci per provare a farlo ragionare? Beh, sì, ma se fossi in voi non lo farei. Capitan Spacebo... Cioè, Space Boyfriend... Ha una o due personalità e una di queste... Ha una o due... Ma è tradotto un po' male, eh? Space Boyfriend ha due personalità e una di queste è malvagia. Certo che è tradotto un po' male sta parte, eh? Comunque sia, ha una personalità malvagia. Secondo me dovremmo almeno provarci, non si sa mai. Potrebbe aver visto Basil. O magari si trova Hector. Sì, certo. Ma abbiamo delle priorità, ricordi? Cosa stiamo aspettando? Andiamo a trovarlo. Ci dispiace per la situazione. Andrà tutto bene, lo prometto. Grazie, signorina. Lo spero anch'io. Oh, grazie, eh? Quindi incontriamo questo Space Boyfriend e poi magari... Va bene, questi qua sono i soci del capitano. Non si alza dal letto il capitano? Il capitano non ha lasciato il suo letto da quando lei ha smesso di farsi vedere? Chi lei? Ok, lui si diverte, invece gli altri si lamentano, quello dorme. Andiamo un po' a vedere che è successo a sto Space Boyfriend. Suoniamo qua, una solo. Oh, sbagliato. Una toeletta. L'inizio mi sembrava Unravel di Tokyo Ghoul, ma non è.
Allora, una libreria. Va bene, qua cosa c'è? Una candela, bravo, una lampadina che non mi dice nulla. E il telescopio? Dove punta? Non si sa. Parliamo un po' con Space Boyfriend. Che bella tosse. Oh no, Capitan Space. Cioè, Space Boyfriend non sembra stare molto bene. Non preoccupatevi, ci penso io. Ehi, Space Boyfriend, sveglia! Kel! Cosa? Ma come cosa? E mo è morto. La mia preziosa sweetheart. Ah, quindi era fidanzato con lei. Sembra così triste. Ci deve essere qualche modo per aiutarlo. No, la mia sweetheart. Dove sei scappata? Oh no, non di nuovo. Space Boyfriend si sta deprimendo. Ecco, questo ti farà sentire meglio. Eh? Perché non parte l'audio? Oh no, lo stereo è vuoto. Ora non si sveglierà mai più, o peggio, si sveglierà arrabbiato. Oh cielo, dove sarà quel mixtape speciale? Qualcuno l'avrà gettato via mentre stava pulendo. E quindi è solo un'audiocassetta, vero? Beh, non proprio. Quando Space Boyfriend è lontano da Sweetheart, si deprime e rimane a letto tutto il giorno. L'unico modo per farlo tornare in sé è riprodurre il suo mixtape speciale. Ce n'è solo uno in tutto l'universo. Ah, ma quindi Space Boyfriend non soffre perché è ammalato, ma perché è innamorato? Beh, si era capito. Se dovesse rimanere in questo stato, la coalizione dei pirati spaziali sarà destinata a sciogliersi per sempre. Oh, diamine, che brutta notizia. Oh, vabbè, così è la vita. Andiamo ragazzi. Aspetta, dove stai andando? Dovremmo aiutarlo. Dovresti saperlo quanto è brutto perdere qualcosa di importante. Non ti azzardare a mettere Hector in mezzo. Sto parlando di quando mi avevi nascosto il peluche. Eh? Non ricordo niente del genere. Vabbè, quello sta morendo però, eh. Sweetheart, la mia musa ispiratrice, la mia dolce ciambellina. Marmelatosa, cosa? Credo stia peggiorando. Oh, Mori, cosa facciamo? Lo aiutiamo? È per forza. Che cosa vogliamo fare? Prendete cosa? La chiave della discarica? Il mixtape speciale dovrebbe. Perché dovrebbe essere in una discarica? Scusami. Ah, quella è la porta per andare alla discarica, proprio collegata. Ah, è passaggio segreto, ok. Ha tanti soldi, se lo può permettere. In effetti, sì. Ma tipo se gli suono la mia canzone speciale non è uguale? Certo, ricorda Tokyo Ghoul, ma sono le prime tre note e poi basta. Vabbè, fammi andare a salvare che è meglio, perché mi sa che nella discarica ci andiamo nel prossimo episodio. Questo videogioco mi piace trattarlo così a pillole, questa serie. Non è necessario per forza fare 30-40 minuti di episodio. Quindi voglio trattarla così. Ora, mi sarebbe piaciuto sconfiggere qua il tizio lunare, però magari provo ad allenarmi un po' nel salvataggio precedente e poi magari lo sconfiggo. Ovviamente registro quando lo sconfiggo, però sapete, no? È una cosa un po' diversa. Magari ci provo, che ne so. Anche perché mi sembra che sia ricercato lì quel cartello Wanted, mi sa che è il suo. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Omori. Nel prossimo andremo alla discarica a cercare questo mixtape speciale che secondo me ha questa ragazzina qua. Questa qua che è fan di Sweetheart. Non lo so, mi gira così. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo episodio. Bye bye!